Amici di LinkedIn, Instagram, YouTube e Facebook, ben ritrovati sulla pagina di Gianvito, artigiano di emozioni, trainer formativo e personal life and business coach. L'argomento di oggi? Parliamo della definizione di successo. Quindi, sigla! Con piacere prendo spunto da un post di Andrea Beccati, Process Engineer Manager, con il quale condivido il suo stupore su un suo post in LinkedIn nel vedere l'ennesimo post, quello che molti definiscono acchiappa-like. È un post sull'ennesima figura che nasce povera, con famiglia disastrata, assente un po' povera anch'essa, e che dopo sforzi e sacrifici a soli 30 anni diventa multimiliardaria e raggiunge quindi il successo. Subito a seguire la conclusione dei post, unisciti anche tu alla pagina delle persone di successo. Diventa anche tu una persona di successo. O ancora, la chiusa sulla frase motivazionale tipica americana: credi in quello che fai anche nei momenti più bui. Ora, cosa rende realmente eroica una persona di successo? Tutti quelli che diventano miliardari? Che fondano aziende dal nulla? Che diventano le icone del pianeta? Al di là del conto in banca e dell'aver fondato l'azienda da miliardi di profitto. Lo so, qualcuno potrà riflettere sul fatto che con quell'azienda questa persona dà posti di lavoro a migliaia di persone, indubbiamente. Andrea conclude il suo post con questa frase: la persona di successo potrebbe anche essere colei che riesce nell'impresa che la rende eroica agli occhi delle persone comuni. Ma chi sono le persone comuni? Forse tu. Forse tu che stai guardando questo video e che da marzo 2020 lotti per sopravvivere ad una transizione planetaria che ha bloccato l'economia. Forse tu, imprenditore che pur non incassando ti indebiti fino al collo per non licenziare i tuoi dipendenti. Oppure tu, mamma, che con il marito in giro per il mondo non lavori solo 10 ore al giorno, ma ti occupi della casa, della crescita sana dei tuoi figli, della loro educazione. Tu, genitore, che torni stanco dal lavoro, ma che davanti alla gioia dei tuoi figli non ti tiri indietro e ti ricarichi di energie per giocare con loro, guardargli i compiti. Tu, che dopo una giornata di lavoro cucini, stiri, lavi a terra, fai la spesa, paghi le bollette. Io e persone che come me, che da marzo 2020, mentre prima campavano nei soli spettacoli aziendali in giro per l'Italia, si sono reinventati, mettendo in pista corsi online, decidendo di formarsi in settori diversi, che saranno utili nel prossimo futuro per aiutare chi rimane indietro, preso d'assalto dalle proprie paure. Come dice Andrea, la vita vera degli altri 99.999 individui che ci hanno provato è ben diversa, e già essere soddisfatti del proprio percorso è un grande traguardo. Quindi, perché non ridefinire una volta per tutte il significato di successo per i comuni mortali? Si parla di persone di successo solo identificando sovente coloro che hanno fatto cose egregie ai massimi livelli di mercato e di guadagni, creando, a mio parere, un giro virtuoso di falsi miti e sensazioni di frustrazioni. Personalmente, la chiave di successo è raggiungere quel grado di equilibrio che ti permette, uno, di vivere sani con quello che si ha, con principi che partono dall'educazione e il rispetto del prossimo. Due, diventare punti di riferimento per coloro che non ce la fanno, mettendo in campo le competenze acquisite negli anni per essere di aiuto, senza per forza diventare milionari a 30 anni. 3. Una persona di successo potrebbe essere colei che elimina il superfluo dettato dal consumismo di massa per vivere una vita intellettualmente sana dal punto di vista etico, ecologico, deontologico e morale, e lo insegna ai propri figli. E ancora 4. Una persona di successo potrebbe essere anche colei che si alza tutte le mattine per andare a lavorare o per inventarsi ogni giorno al fine di portare lo stipendio a casa, per mantenere la famiglia. E tanto, tanto altro ancora, in silenzio e con discrezione, pronti ad aiutare, ripeto, chi rimane indietro. Come conclude Andrea, sarebbe necessario un ritorno ai veri valori, a quelli basati su competenza e sacrificio, che erano tipici dei nostri nonni, perché oggi tenere duro e tenere in piedi la propria azienda, che sia te stesso, che tu abbia dei dipendenti a carico sulle tue spalle con la responsabilità della propria famiglia, è già di per sé qualcosa di cui essere ben orgogliosi per definirti una persona di successo. Ogni tanto mi piacerebbe vedere
che si parla di successo non legato per forza di cose all'ossessione dell'eroismo legato ai soldi e alla fama planetaria. Quindi di che cosa parliamo? Parliamo di armonia. Armonia tra colleghi, amici e famiglia, ma soprattutto con noi stessi, come sottolinea per esempio Massimiliano Ricci, Managing Director. Il successo è nella gioia del vivere quotidiano, anche nella consapevolezza di aver concluso la giornata con onestà e sacrificio, senza aver calpestato la dignità di qualcun altro o avendo aiutato il prossimo con un semplice gesto. E per te? Che cos'è il successo? Sono graditi i commenti. Se il video ti è piaciuto, commentalo, condividilo, iscriviti al canale YouTube ricordandoti di attivare le notifiche. Inoltre, per il tuo corso per parlare in pubblico, per il tuo percorso di Personal Life and Business Coach, scrivi a gianvito@infotainer.it. Io sarò lieto di ascoltarti, risponderti e costruire per te e il tuo personale percorso per vivere una vita sana, consapevole ed equilibrata. Per il resto che cosa dire? Non posso fare altro che salutarti con il mio consueto buio.